duca e la duchessa di Cambridge visiteranno la Giamaica, tra le preoccupazioni che la nazione potrebbe essere la prossima a rimuovere la regina dalla carica di capo di Stato, il principe William, 39 anni, e Kate, 40 anni, partiranno sabato per il loro viaggio del giubileo di platino. Arriva mesi dopo la storica mossa delle Barbados di troncare i legami con la monarchia, intervenendo pochi giorni dopo la cerimonia dello scorso novembre. Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha dichiarato: "Non c'è dubbio che la Giamaica debba diventare una repubblica. I reali, il cui tour caraibico include anche il Belize e le Bahamas, potrebbero incontrare Holness, 49 anni, insieme agli impegni celebrando Bob Marley e vedendo la Jamaica Defense Force in azione. Gli esperti hanno affermato che il successo del loro tour potrebbe determinare se regneranno come re e regina della Giamaica, che ha ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1962. Una petizione online che chiedeva il rinvio della visita dei Cambridge ha ricevuto solo 817 firme. Il professor Philip Murphy, direttore dell'Institute of Commonwealth Studies dell'Università di Londra, ha dichiarato: "La Giamaica è quella da tenere d'occhio. La volontà politica è forte e la questione delle riparazioni per il colonialismo e la schiavitù aggiunge peso morale alla causa repubblicana." Riferendosi al viaggio, una fonte reale ha dichiarato: "Il focus è sul giubileo di platino e lo scopo del tour è ringraziare le persone di ogni paese per il supporto che hanno mostrato alla regina. Si diceva che Sua Maestà provasse tristezza alla partenza delle Barbados, in una cerimonia seguita dal principe di Galles."